31 agosto 2012, una data storica per la cittadina di Stornara, prima edizione della Notte Bianca. Stornara, dopo un calendario che è stato bello denso di appuntamenti durante l'agosto stornarese, e non solo, anche la festa patronale che ha portato nomi del calibro di Pino Campagna, Michele Zarrillo. Durante il mese di giugno poi c'è stata anche una festa con ospiti i protagonisti della trasmissione televisiva Mudù. Quest'oggi abbiamo creato una sorta di primo maggio con grandi artisti, con gli Aprella Class, con Tormento dei Sottotono, con i Foyà, con i Tavola 28 e tanti tanti altri artisti anche locali che si esibiranno nella prima edizione della Notte Bianca. Prima dicevamo con il sindaco Rocco Calamita che questo è stato un po' uno sprono da parte dell'amministrazione, la prima edizione della Notte Bianca, che mancava nei 5 dei siti stornati, praticamente non aveva mai organizzato la Notte Bianca, e poi questo calendario così intenso. Un bigliettino da visita da presentare alla cittadinanza e soprattutto ai giovani, per cercare di mantenere il paese vivo e dare una possibilità anche alle attività commerciali di poter avere una boccata d'ossigeno, perché queste manifestazioni servono anche a questo. Hai detto benissimo, Luca, anche perché con l'avvento della nuova amministrazione, quindi nuova linfa, nuova energia, soprattutto un'amministrazione anche che rispecchia il modo di vivere nostro personale giovanile, il modo di intendere anche la vita, l'approccio lanciando molto ottimismo nei confronti delle persone. Quindi è stata anche un'iniziativa fortemente voluta dalla nostra amministrazione, soprattutto anche dall'assessorato al commercio e delle politiche giovanili, poi faccio riferimento, e ho avuto il pieno appoggio del sindaco e di tutti gli assessori, il vice sindaco, l'assessore dei lavori pubblici, il presidente del consiglio di Corato e il consigliere capogruppo Bianchino, che hanno collaborato in pieno alla realizzazione di questa festa. Stornara mancava la Notte Bianca, Stornara adesso c'è la Notte Bianca con artisti di calibro, come hai detto tu, Sottotono, Aprella Class, il Tavola 28, che hanno appena composto l'inno del Foggia, e anche il DJ Cordella di Caparezza. E quindi anche l'esibizione di molti gruppi, anche emergenti, della musica rock, soprattutto in villa c'è il Psicolo Cibe, che è un gruppo emergente della musica rock, che fa pezzi di Zeppelin e altri musicisti, quindi c'è grande fermento in questa serata. E soprattutto un ringraziamento speciale alle attività commerciali, tutti che hanno collaborato per la realizzazione di questa serata, e tutti i cittadini che si sono messi a disposizione, e i giovani. I giovani vanno un ringraziamento speciale perché sono adoperati per la coreografia, per l'allestimento di tutti i vari punti, e hanno collaborato fino in fondo. Anche le forze dell'ordine si sono date tutte da fare. Stornare ha risposto bene, l'amministrazione è dinamica, facilita le cose, e quindi un passo avanti che fa stornare il nostro paese anche nei confronti degli altri paesi. Come hai detto tu, nella festa patronale si è avuta una grande presenza di gente, anche oggi c'è una grande presenza di gente, le manifestazioni precedenti sono tutte riuscite bene, l'immagine di Stornara è questa, che praticamente qualsiasi cosa che si fa a livello sia commerciale di attirare soprattutto il nostro territorio per i nostri prodotti, ci sono molti stand delle nostre aziende, prodotti tipici locali, è un fatto positivo. E non ci fermiamo qui, perché anche per il 22 e 23 stiamo preparando un reg rock, un'altra situazione in un altro punto del paese, verrà pubblicizzata nei prossimi giorni, e per Natale si prevedono altre manifestazioni soprattutto di valorizzazione dei prodotti tipici, fiere, parteciperemo alla Bitrail che si terrà a ottobre per il turismo religioso con la nostra festa di San Rocco, che ha avuto un grande successo, presenza massiccia di 10.000 persone nel nostro paese. Quindi Stornara, prima cittadina che a riguardo manifestazioni non ha adesso nei 5 anni siti, praticamente il paese che sta andando più avanti da questo punto sì, di vista. Sì, lo notavamo anche sull'agenda dei 5 anni siti, abbiamo avuto un cartellone bello denso anche per via dei tanti appuntamenti che si sono realizzati durante il mese di agosto sul territorio di Stornara, anche grazie alle tante associazioni che hanno collaborato, i giovani molto molto attivi. Spesso si dice che i giovani sono passivi nella società moderna, invece Stornara dimostra che i giovani sanno realizzare. E questo è per dare da traino alle attività commerciali, a svegliarsi in un mondo dove adesso la pubblicità è l'anima del commercio, quindi più facciamo venire gente più viene conosciuto il nostro prodotto. Spronare i giovani, spronare gli altri paesi e 5 Rally City affinché si facciano questi eventi con sacrifici in un periodo di crisi economica, però abbiamo cacciato tutte le nostre forze, ognuno ha messo il suo per realizzare questo progetto. Ho detto non ci fermiamo qui, adesso ci facciamo in Europa, cominciamo il lancio, e faremo un paese alla Polonia, porteremo i nostri prodotti.
crescere con i vari progetti anche regionali ed europei che si affacciano, i volenti spiriti, il servizio civile, tutto ciò che possa impegnare soprattutto i nostri ragazzi e il nostro territorio. Roberto, io auguro a voi e a tutta l'amministrazione della cittadina di Stornara un bel proseguo, una bella notte bianca, soprattutto dei bei progetti che possono realizzarsi in una cittadina che merita davvero. Grazie anche a te Luca Caporale della tua presenza e un saluto a tutti i cittadini di Stornara e i paesi e tutti i cittadini degli altri paesi che sono venuti a trovarci in questa splendida serata. Grazie. Grazie all'assessore Roberto Righi. Premiamo qua, e grazie a tutti, segniamo.